Io e lui abbiamo litigato, ma stavolta ha davvero superato ogni limite. Sapete che vi dico? Me ne vado di casa, vado a vivere da sola. Basta, ci siamo lasciati. Adios! E voilà, capelli perfetti per andare di là a vedere un bel film. Ah, non vedo l'ora, aspetto questo momento da tutta la settimana. Sono stata molto impegnata e non ho avuto proprio un attimo di tempo per mettermi sul divano e rilassarmi. Finalmente adesso ci sono. Mi sono ritagliata questo tempo per andare di là, mettermi comoda e godermi lo spettacolo. Non vedo l'ora. Oggi cammino in strada come una star. A ogni passo sempre meno mi divide dal mio divano. Io adesso vado a guardarmi un bel film o una serie TV, non lo so, ho l'imbarazzo della scelta, ma qualcosa vedrò. E tu che ci fai là? Che ci fai tu qua? Non si vede? Mi sto godendo la TV e mi sto guardando un super mega film di supereroi bellissimo. Pam 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 pam. No, lui, si dia il caso che io stia aspettando questo momento da un sacco di tempo. Non vedevo l'ora di mettermi lì, proprio al tuo posto, sul divano, per guardare io la TV. E visto che ne abbiamo soltanto una, beh, ti direi di sloggiare, andare via, lasciarmi il posto. Vedilo come vuoi. Oh, no, ma non ci penso assolutamente, cara. La TV è tutta mia. Chi prima arriva, meglio alloggia. E così il motto. Anzi, chi va a Roma perde la poltrona, chi va a Milano perde il divano. Ok, sì, certo, come no. Dammi subito il telefono. No, non cambiare TV. Rimetti subito film. Ma lo capisci che io sono qui perché volevo guardarmi la TV? Non me ne importa un fico secco se volevi guardare la TV. La TV è mia, ci sono qui io già da questa mattina. E sono il proprietario indiscusso. C'ho un contratto col divano, e quindi devo guardare. Ma cosa dici? Quale contratto? Lui non è vero niente. Questa qui è anche casa mia. E la TV è anche mia, non è soltanto tua. Quindi a me il telecomando. Anzi, sai che ti dico? Che cosa mi dici? Io ho la prova matematica che adesso tocca a me guardare la TV. E sarebbe questa prova? Che io sono arrivata adesso e tu eri già qua. Sei stato davanti alla TV per più tempo di me. Perché io sono arrivata adesso mentre tu c'eri già da chissà quanto tempo. Ehi, telecomando. Non mi importa un fico secco. Io sto guardando il mio film, ormai è iniziato e non posso lasciarlo a metà. Quindi ridammi il telecomando. Vai via e lasciami in pace. Finalmente. Davvero lui questa qui? Non te la perdono. Ma adesso cosa faccio? Mi ero ritagliata questo piccolo tempo. Idea! Potrei gustarmi un buon gelato. Il gelato del Me Contro Te. Almeno così sarà un pomeriggio ugualmente bello. Diamo il via alla merenda con Sophie. La 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 la. Apparecchiamo per bene. Tovaglietta. Un bel tovagliolo. Il piatto. E voilà, è tutto pronto. Anzi, aspettate, vi faccio vedere una cosa. Guardate cosa ho qui. Una nuova tazza. L'ho presa da poco. E ha tutte le orecchiette di topolino. Ma è molto elegante perché ha il manico dorato e sta molto bene con questa casa. La metto qui e prendiamo il nostro gelato. Guardate qui. Tra il minestrone e gli spinaci c'è lui. Il gelato dei Me Contro Te, la bontà suprema. Che fortuna, è l'ultimo. Secondo me lui non si è accorto che era lì, perché lui non guarda mai nello scomparto dove ci sono le verdure. Non si immaginava che il nostro gelato si nascondeva proprio lì. Cosa? Ragazzi? Cioè, non ha senso tutto ciò. Non ci credo. Non era l'ultimo gelato, era l'ultima carta. Si è mangiato l'ultimo gelato dei Me Contro Te. Come sempre, si mangia sempre le ultime cose più buone. Per di più, ha lasciato la carta dentro il freezer. Così io pensavo che ce ne fosse un altro e non li ho comprati per questo motivo. Ma invece, era soltanto una carta. Calma, mantieni la calma. Alla fine litigare non serve a nulla. Mangerò qualcos'altro. Prendiamo una merendina. Apriamo il nostro cassetto delle merende. Non ci credo. Non ci credo! Tutto vuoto! 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 Mangia tutto! Ma cos'è? Un uragano? Tasmania? Che mangia tutto? Anzi che non si è mangiato la scatola! Se avesse mangiato tutto, non sarebbe un problema. Se lui me lo dicesse. Tu vieni da me e mi dici: guarda, siccome ho una fame incontrollabile, ho mangiato tutte le merendine. E io dico: ok, va benissimo, ne compriamo delle altre. Invece cosa fa lui? Non mi dice nulla. Se le mangiate in segreto. A me ha lasciato la carta. Cioè adesso io dovrei buttarla? Non poteva buttarla lui? Non poteva fare la raccolta differenziata? Carta con carta,
plastica con plastica. È difficile, è facilissimo, non ci vuole niente. Aggiungiamo quest'altra plastica. Devo sempre sistemare tutto io in questa casa, sempre io, perché lui lascia sempre tutto in disordine. Non è possibile. Trappiamo la carta. Ci fosse mai una volta che sistema qualcosa, mette sempre in disordine tutto. E io poi non posso fare niente in questa casa perché deve decidere sempre tutto lui. Volevo guardare la TV, mi ha detto no. Basta, basta, io sono stufa. Adesso mi sente. Vai Iron Man, così colpiscilo, vai. Di che c'è, Sofì? Parliamo dopo. Adesso c'è Iron Man. Dammi qua il telecomando, dove ce l'hai? Dove lo nascondi? No, non c'è il telecomando. Perché l'ho visto lì. Sì, ok, ma fai quello che vuoi, non mi disturbare. Sto per arrivare al finale del film. Così impari. Ma rispetto la TV! Lui, tra me e te è finita. Sì. Ma di che stai parlando? Basta, io sono stufa, non ce la faccio più. Ma non ce la fai più di che cosa? Del tuo comportamento. Lo capisci? Perché tu ti sei impossessato della TV, ti sei impossessato del gelato, delle merendine, e poi me lasci le carte. E io così sono veramente stufa. Non può più continuare. Basta così. Lui, tra me e te, è finita. Basta, ci siamo lasciati. Adios. Ma che sta succedendo? Ma com'è impazzita, ragazzi? Ma fatemi un attimo fermare Sofì, perché credo che oggi sia svegliata col piede sbagliato. Dai dai, su, non far così. Se... mi ha chiuso la porta in faccia. Eccomi. Se vuoi guardare la TV adesso è tutta tu. Mi ha richiuso la porta in faccia, ma basta. Ma quante porte ci sono qui? Ti stavo per dire che adesso la TV è tutta tua. Ma nessuno ti ha insegnato l'educazione? Sto per fare la valigia, me ne vado. La valigia? Proprio così. Guarda, forse stai un tantino esagerando. Cioè, non c'è mica bisogno di andare via, ecco, di far soprattutto la valigia. Se vuoi, il film è finito adesso, puoi andarla a vedere tu la TV. Non è solo per quello, lui, è anche per tutto il resto. Per il disordine, perché mi rubi le cose da mangiare, per tutto. Quindi ciao, basta. Le cose da mangiare? Ma che c'hai, fame? Vabbè, ma se vuoi posso, non lo so, andare a fare la spesa. Ricomprerò tutto, tutto quello che mangio. E poi lo rimangerò. Questo. Ma c'è bisogno anche delle scarpe? Cammino scalza? Ma dai, dai, Novino, c'è bisogno di fare la valigia. Dai, tira fuori tutto da lì. Ok. Dove stai andando adesso? Dove vai? Cacciofina? Ragazzi, dove stai andando? Oh cavolo, ma non puoi essere mai che devo passare le mie giornate a inseguire Sofì. Che c'è? Ah, hai deciso di rimanere. Ho deciso di prendere il Like Award, questo viene con me. Il Like Award? Ma qual è il nostro premio del nostro primo film? No, no, ma aspetta un attimo, ma non puoi mica portarti il Like Award. Il Like Award l'abbiamo vinto insieme. È il premio che abbiamo vinto nel film La Vendetta del Signor S. Dimenticalo, perché viene con me. Ok, ciao Like Award. Ciao lui, addio. No, aspetta Sofì, aspetta. Fermati, no, non andare da nessuna parte. Aspetta un attimo, fammi parlare. Aspetta, fermati un attimo, fammi almeno spiegare. Non c'è niente da spiegare, tutto molto chiaro. Ma non c'è niente chiaro. Ma non puoi mica andare via così perché stavo guardando la televisione. Certo che posso. Ciao lui, basta così. Sofì, aspetta. Ragazzi, ci ha creduto. In realtà, sì, sono molto arrabbiata. Però mi ha chiesto scusa e poi comunque ha detto che non lo farà più. Avrei dovuto evitare di fare tutta questa scenata. Però secondo me si meritava questa lezione. Ovviamente non penso che dovrei andarmene veramente di casa. Secondo voi, dovrei veramente andare a vivere da sola? O facciamo che uno scherzo e tra poco ritorno? Scrivetemelo voi qui sotto nei commenti. Il Team Trot ha sempre ragione. E ora continuate a seguirci per scoprire come andrà a finire questa storia. Io vi mando un bacione gigante e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!